Le porte si chiudono, il conclave comincia. Buonasera. Buonasera, grazie. È sempre un enorme piacere tornare qui a Genova. Con me c'è Giacomo Mariotto, genovese e colonna di Limes, anche perché, come sapete, manca poco ormai al nostro 10° festival, che corrisponde anche al 30° anno della rivista, quindi vi potete fare un'idea sulla mia tenera età. E sarà veramente un piacere avere con voi questa occasione di 3 giorni, dal 10 al 12. Oggi il tema è La Cina resta un giallo, l'ultimo volume di Limes che è appena uscito. Però, siccome il mondo non ci aspetta, continua a girare, una breve introduzione su quello che sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo mi pare d'obbligo, cercando di inquadrarla nel contesto appunto di quella che a Limes abbiamo con grande fantasia battezzato la guerra grande, e cioè la competizione Stati Uniti-Cina-Russia che rende i vari conflitti che una volta erano locali parte di un insieme, per dirla col Papa, Terza guerra mondiale a pezzi, sperando che i pezzi non crescano e soprattutto che non si uniscano. Quindi quello che accade oggi in Israele ha molto a che vedere con le sfide, alcune calde, alcune fredde nel mondo, e conviene partire dal luogo più tragico in questo momento, che è questo, la striscia di Gaza. Sapete che in questo territorio angusto che bordeggia il Mediterraneo, che è chiuso via terra da una parte dall'Egitto, dall'altro da Israele, vivono 2 milioni di persone palestinesi, rette da un regime che è quello di Hamas, cioè di un'organizzazione che si identifica con la necessità, anche nello statuto, non solo di creare uno Stato palestinese ma di far fuori lo Stato ebraico. Poi anche all'interno di Hamas ci sono le correnti, le più varie, intendiamoci bene, gente anche estremamente pragmatica, con cui per esempio Israele ha trattato scambi di prigionieri e non solo. Quindi non sono sulla luna, purtroppo sono su terra, e se ne sono accorti gli israeliani che vivevano a pochi chilometri, nemmeno tanto pochi in realtà, da questa striscia sovraffollata e che sono stati oggetto dell'attacco a sorpresa del 7 ottobre. A sorpresa fino a un certo punto. Ormai sappiamo, e immagino che fra qualche mese o anno sapremo molto di più, che il governo italiano, il governo israeliano sapeva, almeno entro certi limiti, che gli egiziani con cui gli israeliani hanno un rapporto pragmatico piuttosto strutturato, gli egiziani avevano intuito o erano stati informati che qualcosa di grosso Hamas stava preparando. Qualcuno poi stabilirà in Israele fino a che punto vi sia appunto una deficienza nella informazione o piuttosto, come sembra, una deficienza nella decisione, nel senso che il governo di Netanyahu non ha ritenuto di valutare il pericolo così imminente, tanto è vero che nelle giornate precedenti all'attacco del 7 ottobre aveva spostato gran parte delle forze armate israeliane dal controllo di Gaza alla Cisgiordania, sicché il 7 ottobre, mentre in Cisgiordania c'erano 33 brigate delle forze armate israeliane, delle forze di autodifesa israeliana, a Gaza, intorno a Gaza ce n'erano 3, e non esattamente in stato di allarme. Non voglio fare un'analisi militare, primo perché non sono un militare, secondo perché non mi pare così interessante, ne abbiamo già visto molto. Semplicemente 2 o 3 osservazioni intanto su che cosa significa questa guerra. Se Hamas ha un minimo di capacità strategica, penso l'abbia, l'attacco a
Israele, addirittura l'invasione di territorio israeliano. Ancora stamattina il portavoce delle forze armate israeliane diceva che la situazione rispetto alle infiltrazioni di miliziani di Hamas è più o meno sotto controllo. E quel più o meno credo che dica molto. Cioè, dopo ormai 3 giorni, 4 giorni, quanti sono passati dall'evento, ancora dei terroristi sono presenti in territorio israeliano e mettono in allarme le forze armate. Quindi un'operazione estremamente ardita, estremamente grave dal punto di vista del prestigio e della credibilità di Israele. E qui vengo al punto importante. Chi ha letto di voi il numero di aprile, numero 3 di quest'anno, Israele contro Israele, forse si è fatto un'idea un pochino più precisa di quello che normalmente viene comunicato attorno allo Stato ebraico oggi, quasi che fossimo all'Israele dei padri fondatori, alla sua matrice ashkenazita e così via. No, Israele è ormai un territorio spartito di fatto tra diverse tribù. Uso il termine che a suo tempo, nel 2015, in un discorso estremamente preveggente e coraggioso, il presidente dello Stato di Israele, Rivlin, pronunciò, mettendo in guardia se stesso e il suo paese rispetto alla tribalizzazione di Israele, cioè al fatto che Israele stava perdendo la sua coesione sociale, culturale, istituzionale, semplicemente perché parti rilevanti della popolazione vivevano vite proprie, addirittura, e questo è fondamentale, con un proprio sistema scolastico, con un rapporto molto variato con le forze armate, nel senso che, per esempio, il grosso degli ultraortodossi non partecipa alla difesa nazionale, oltre a non partecipare al sistema scolastico, e potrei continuare. Insomma, questa divaricazione fondamentalmente tra laici, religiosi, ultra-religiosi, ultra-ortodossi, Haredim e arabi, 20% della popolazione, è qualcosa che sta minando alla radice l'identità di Israele e che ha suscitato anche la rivolta e la spaccatura nella società israeliana dell'inizio di quest'anno, quando di fronte a una proposta di riforma del sistema giudiziario che portava la gran parte dei poteri, in buona parte detenuti dalla Corte Suprema, verso il potere politico, verso il governo, una gran parte della popolazione israeliana si è ribellata e fra questa gran parte andava segnalato, è stato segnalato, come moltissimi militari, anche ufficiali di alto livello, moltissimi uomini dell'intelligence, avevano preso posizione contro Netanyahu. Quindi Israele si trovava il 7 ottobre in una fase non proprio ascendente della sua parabola, anzi. Ora, ovviamente, c'è il ritrovarsi intorno alla bandiera, ci sarà, immagino, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la nascita formale di un governo di unità nazionale, anche se la cosa non è proprio semplicissima, perché Netanyahu dovrebbe accomodare alla porta o relegare in posizioni secondarie l'ala più estrema del suo governo di destra, cioè a ultra-ultra-destra, penso personaggi come Ben-Gvir, come Smotrich, eccetera, che se fossero loro i capi di Israele oggi probabilmente avrebbero già coventrizzato Gaza con dei bombardamenti a tappeto. Su questo concluderò poi sull'aspetto strettamente tattico della risposta di Israele, perché ovviamente siamo vicini. Ma un'altra considerazione che va fatta è che l'attacco di Hamas aveva altri due obiettivi. Il primo era quello di dire alla Palestina siamo noi, cioè Abu Mazen ormai non conta più nulla, sta nel suo compound di Ramallah, retto dai soldi che gli arrivano da noi europei, dagli americani e dagli israeliani, non conta assolutamente un tubo, tanto è vero che si rifiuta di tenere elezioni da tempo immemore perché sa che le avrebbe perse, sa che le perderebbe. Hamas è forte e come anche in Cisgiordania. L'altra considerazione riguarda il contesto regionale, un obiettivo non secondario, anzi forse il principale obiettivo, era quello di rompere la intesa
che era ormai giunta alla firma dei capi di Israele e dell'Arabia Saudita, fra questi due grandi paesi, lo Stato ebraico e lo Stato della famiglia Saud, che avrebbe in qualche modo sigillato l'avvicinamento fra Israele e i principali regimi arabi. Regimi, perché poi sui popoli e sulle nazioni si può discutere. Oggi quell'accordo è sospeso a tempo indeterminato, forse verrà recuperato, forse no, ma se la guerra, come è probabile, non solo continuerà ma si inasprirà, sarà dura. E quindi l'ultima considerazione, anzi la penultima, riguarda la possibile, anzi la certa reazione di Israele. Israele non può ovviamente far finta di nulla, ci mancherebbe, la popolazione è non solo impaurita ma anche avvelenata, bisogna dare una risposta forte, Netanyahu ha dichiarato guerra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se è vero quello che dice il governo israeliano, e cioè che Hamas deve essere spazzato via, non vedo molte alternative a un soldato israeliano che pianta la bandiera di Israele sul palazzo più importante di Gaza, e cioè una guerra urbana con una evidentemente copertura aerea di artiglieria, eccetera, ma a un certo punto i soldati israeliani devono entrare a Gaza, cioè in un territorio devastato e che evidentemente sarà molto difficile controllare. Ricordo che nel 2005, quando dopo un dibattito molto duro dentro Israele, Sharon decise di evacuare Gaza, perché la battezzò ormai ingovernabile, più un problema che una risorsa per Israele, e quindi riportò a casa i 6.000 coloni o quanti erano israeliani a Gaza, ci furono molte polemiche. La spiegazione che Sharon diede, in questo modo, regalando, tra virgolette, Gaza al nemico, sostanzialmente gli diamo una polpetta avvelenata, perché gestire Gaza sarà impossibile, noi sigilliamo il territorio e poi saranno affari loro, dimostreranno quello di cui sono capaci. Il risultato, Hamas ha preso rapidamente il controllo, l'autorità nazionale palestinese lo ha perso ancora più rapidamente e oggi, anche se non si può assolutamente costruire un'equazione abitanti di Gaza, militanti di Hamas, perché non è così, la gestione del territorio di Gaza è di fatto affidata a Hamas. Questo significa che se Israele vuole tenere fede alla sua parola deve combattere la guerra che vuole Hamas, cioè entrare dentro Gaza. E quindi non combattere la guerra che Israele ha sempre detto di non voler combattere, cioè una guerra di guerriglia urbana, una guerra sanguinosa, costosa, probabilmente lunga, e che comunque, anche se tutto finisce bene dal punto di vista di Israele, con il soldato che issa la bandiera con la stella di Davide a Gaza, i casi sono due. O Israele evacua 2 milioni di palestinesi, o almeno la gran parte di loro, e riporta dentro qualche israeliano che fosse interessato a vivere a Gaza, non so quanti, oppure deve tornare indietro e lasciare qualche personalità, autorità politico-militare che gestisca questo territorio. Certamente l'Egitto non se lo vuole riprendere, questo è poco ma sicuro. Per cui concludo con questo: Hamas ha sorpreso Israele. Non mi stupirei se Israele stupisse e sorprendesse Hamas facendo qualcosa di obliquo e di imprevisto. Ma questo lo lascio come punto interrogativo. E colleghiamoci al tema di questo volume e alla scala globale che, come all'IMES abbiamo segnalato più volte, si inquadra in quello che noi chiamiamo il confronto della guerra grande, quindi salto queste carte e andiamo qui. Che cos'è la guerra grande? È una competizione fra le maggiori potenze
1 America, 2 Cina, 3 Russia, che si svolge in un teatro caldo, che è quello della guerra indiretta russo-americana che si combatte in Ucraina, ma vedete questo cerchio che comprende anche, purtroppo con una certa preveggenza, l'area medio orientale, Israele e Palestina. E poi la sfida invece, per fortuna ancora tiepida, non direttamente militare, tra Cina e Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, nell'estremo oriente asiatico. Abbiamo messo in questo numero un gancio che tiene insieme queste due dimensioni, perché ormai l'equazione è una sola, cioè qui le grandi potenze o direttamente o indirettamente sono impegnate, e quindi il vantaggio dell'una è la sconfitta dell'altra. I rapporti fra loro sono diversamente alterati dalle competizioni belliche o non belliche che sono in questo momento in corso. Questo è un punto di vista italiano ed europeo, cioè per noi importa in questo momento più la dimensione guerra russo-americana e aggiungerei guerra Israele-Hamas nella parte bassa del cerchio, di quanto invece conti la parte Indo-Pacifico. Se noi però chiediamo a un americano o a un cinese qual è la cosa più importante, beh, evidentemente diranno l'ellisse, perché lo è oggettivamente sulla scala planetaria, nel senso che sono le due maggiori potenze e che comunque qualsiasi cosa accada fra Cina e Stati Uniti noi la paghiamo, mentre se accade qualcosa in Ucraina noi la paghiamo, ma certamente in dimensioni oggi inferiori. Sul domani magari ne possiamo parlare, sul domani temo che le proporzioni saranno molto più alte. Su che cosa si basa la competizione cinese e che cosa sta accadendo di nuovo? Beh, l'obiettivo cinese è arrivare a essere di fatto la potenza dominante della seconda parte di questo secolo, e questo significa prendere il controllo dei propri mari. Tutte le maggiori potenze dell'età moderna sono state tali perché hanno controllato i mari di casa innanzitutto e poi, per quanto possibile, le principali rotte marittime globali. Nulla di nuovo era vero per i britannici, se vogliamo prima per gli olandesi o per i portoghesi, è vero per gli Stati Uniti d'America che oggi sono ancora dominanti, ma che a mio avviso sono entrati, ma non possiamo parlarne oggi, in una fase di declino che non è semplicemente congiunturale, ma ha degli aspetti strutturali, proprio quelli che in un suo famoso libro Giovanni Arrighi chiamava le transizioni egemoniche, che in genere sono segnalate sul piano economico da una clamorosa finanziarizzazione dell'economia e da una conseguente perdita anche di senso della realtà degli attori geopolitici e di poi trasferimento della competizione a livello bellico. Quindi la Cina cerca spazio, lo cerca all'incrocio tra Oceano Pacifico e Oceano Indiano, perché questi sono gli stretti a cui bisogna riferirsi oggi per capire dove passano i grandi commerci che poi naturalmente arrivano a noi o vengono da noi, e quindi lo stretto di Taiwan, e quindi gli stretti indonesiani, Malacca, indonesiani, indocinesi, Malacca, Lombok e quant'altro. La Cina nel 1949, quando Mao vinse la guerra civile, l'anno dopo si trovò di fronte a una scelta strategica. Prenderci anche Taiwan, dove si era rifugiato il governo nazionalista di Chiang Kai-shek, sicché oggi a Taiwan formalmente si chiama ancora Repubblica di Cina, anche se ovviamente non ha nulla a che fare con la Repubblica di Cina del 1912, quella, diciamo, chiamiamola nazionalista, ma insomma il termine improprio, di Sun Yat-sen, che poi dopo la guerra mondiale, dopo le guerre civili interne cinesi, è stata di fatto controllata dai comunisti di Mao. Nel 1950 la Corea del Nord attacca la Corea del Sud e quindi i cinesi, Mao, devono decidere se andarsi a riprendere Taiwan e cacciare Chiang Kai-shek oppure andare in Corea
a sostenere la Corea del Nord contro la coalizione che sosteneva la parte coreana, che poi si chiamerà Corea del Sud, guidata dagli americani, e Mao fece la scelta di andare in Corea e di produrre quel pareggio strategico lungo il 38° parallelo che vige ancora oggi, nel 1953 armistizio, 2023 ancora armistizio. Anzi, ormai è diventato un paradigma, tanto è vero che gli americani alcuni americani hanno detto: beh, finiamo la guerra di Ucraina come la guerra di Corea, tiriamo una bella riga, chi sta di qua sta da una parte, chi sta di là sta dall'altra, armistizio a tempo indeterminato e poi ai posteri l'ardua sentenza. Credo che la cosa sarà leggermente più complicata. Comunque il risultato è che Taiwan è cresciuta nel tempo come una entità di fatto indipendente, ma che anche per le sue dimensioni dagli anni 70 non è più riconosciuta come la Cina, anche a livello di Nazioni Unite, ma la Cina è quella che si chiama Repubblica Popolare e che è guidata oggi da Xi Jinping. L'obiettivo di Xi Jinping, come vedete dalla carta, è di penetrare nel Mar Cinese orientale, nel Mar Cinese meridionale e di lì possibilmente addirittura nella profondità dell'Oceano Pacifico, dove ci sono, oltre basi americane, ci sono veri e propri possedimenti americani. Una settimana fa un senatore americano si è presentato al Congresso facendo vedere una carta dell'Oceano Pacifico che comprende molte delle isole americane o comunque nella sfera di influenza americana, disegnando un perimetro che è più o meno in termini di superficie uguale a quello degli Stati Uniti d'America continentali. E ha detto: questa è la nostra... questi sono gli Stati Uniti d'America del Pacifico, cioè uno spazio marittimo basato sulle isole dove gli americani dominano e dove assolutamente i cinesi non devono entrare in nessun modo. La risposta americana a questa idea cinese è stata quella di creare una coalizione di paesi, o provare a creare, comprendente in particolare l'India, il Giappone e l'Australia, per contenere questa pressione. Se noi guardiamo i problemi che la Cina oggi deve affrontare, vediamo che si confronta effettivamente con una quantità di sfide da far accaponare la pelle, perché intanto ci sono le sfide interne: Hong Kong, il Xinjiang, il Tibet, anche se è una sfida più hollywoodiana che reale, per certi aspetti anche altre, la Mongolia interna, ma insomma fondamentalmente questi sono i punti. E poi dal punto di vista cinese Taiwan, perché Taiwan non è per Pechino una entità esterna, ma è un territorio momentaneamente fuori controllo. A queste aree di tensione si aggiungono le tensioni interne, la principale delle quali consiste nel fatto che il sistema di sviluppo economico brillantemente messo in moto da Deng Xiaoping una quarantina di anni fa e che ha portato la Cina, almeno una gran parte della popolazione cinese, dalla fame a un relativo benessere e anche alla formazione di un ceto alto, medio-alto borghese che dispone di un livello di vita appunto medio-alto, in certi casi anche invidiabile da noi occidentali, lasciando fuori dallo sviluppo forse la metà della popolazione, però comunque in condizioni di sopravvivenza decente, mentre prima, ripeto, si muove, prima voglio dire 50 anni fa, anche per alcune idee geniali di Mao, di campagne politiche interne, la gente effettivamente campava con una ciotola di riso oppure semplicemente moriva. Il problema è che nel frattempo, crescendo il benessere, crescono le aspettative e soprattutto, aspetto demografico, la popolazione invecchia. C'è stato un periodo cessato poco fa, piuttosto lungo, in cui ai cinesi era consentito di fare un solo figlio, adesso siamo arrivati a due, a tre, perché effettivamente si è creato uno sbilanciamento, ne sappiamo qualcosa anche noi italiani, tra la popolazione attiva, giovane, e la popolazione che si gode la vecchiaia in termini e in condizioni impensabili qualche decennio fa. E uno degli aspetti più gravi della crisi anche psicologica
all'interno della Cina consiste nel fatto che le generazioni giovani, non avendo avuto l'esperienza dei loro padri e nonni, sono sbalestrate, sfiduciate, non capiscono bene quale sia il loro ruolo in questo sistema. Qualche tempo fa un amico che è stato in Cina mi raccontava della sua esperienza con l'autista che lo portava in giro e con cui aveva creato una certa amicizia. A un certo punto l'autista arriva e si mette a piangere. Allora questo signore dice: ma che succede? Qual è il problema? Succede che mia figlia è in depressione, non sa più a che senso abbia la vita. Dice: voi avete avuto la gloria della rivoluzione, il benessere, eccetera, ma noi che ci stiamo a fare? E anche qui sento qualche eco non troppo lontana dalle nostre esperienze, ma per fortuna molto, molto meno acuta. Insomma, il Partito Comunista ha lanciato una campagna di rieducazione dei giovani, in cui fra l'altro vengono proposte delle immagini di questi ragazzi stravaccati sui divani, appunto in piena depressione, con gli occhi semichiusi che attendono chissà quale miracolo, magari col telefonino in mano, ma che non hanno più quel senso di appartenenza e, se vogliamo, anche di orgoglio, in alcuni casi di militanza, che aveva contraddistinto la generazione dei padri o dei nonni. Quindi non solamente un problema economico, ma un problema culturale e quindi politico, perché la legittimazione del governo cinese è sempre stata, negli ultimi decenni: noi vi diamo il benessere, noi vi diamo anche l'orgoglio di essere cinesi, però voi non dovete occuparvi di politica, cioè dovete fare quello che vi diciamo noi. E questo evidentemente vale fino a un certo punto. E si può ripercuotere, anzi si ripercuote sicuramente anche sul sistema militare, perché è vero che la Cina ha investito molto negli ultimi anni per dotarsi di uno strumento militare credibile, però è anche vero che l'ultima guerra cinese si perde nella notte dei tempi e i cinesi sono più famosi per aver perso le guerre che per averle vinte. L'ultima guerra col Vietnam, che durò un paio di settimane, non fu gloriosa. Quindi non sappiamo, Xi Jinping stesso non sa, fino a che punto le sue strabordanti, da un punto di vista numerico, forze armate, persino la marina cinese da un punto di vista numerico ha più navi dell'America e ogni giorno che passa ne ha di più. Già, ma un popolo che ha sempre vissuto nel continente e per il continente, un popolo che, torno al 49-50, dice: ma chi se ne frega di Taiwan, che è un'isola in mezzo al mare, andiamo in Corea a impedire che gli americani si insedino lungo la frontiera che ci separerebbe da loro se prendessero la Corea. Ecco, questo popolo terragno, che ha sempre visto il mare più come un problema e non come una risorsa, viene lanciato al largo e viene lanciato su Taiwan. Di questa carta, che i lettori compulsivi di Limes conoscono, mi piace mettere in rilievo un aspetto, e cioè il fatto che, come si vede, Taiwan, intendo l'isola, perché poi ci sono degli arcipelaghi taiwanesi su cui farò qualche cenno, ma Taiwan è più vicina al Giappone di quanto sia vicina alla Cina. E non è solo una vicinanza geografica, è una vicinanza culturale e strategica. Strategica perché in caso di guerra fra Stati Uniti e Cina, inevitabilmente il Giappone è dentro, perché la base principale e anche il numero di soldati più importante che gli americani hanno schierato nell'area sta in Giappone. Un'altra parte minore sta nelle Filippine, un'altra parte più lontano sta nella Corea del Sud e poi nelle isole del Pacifico. Quindi da un punto di vista strategico le isole Ryukyu, che sono la parte meridionale dell'arcipelago nipponico, sono più o meno attaccate a Taiwan, ma soprattutto Taiwan è stata una colonia, la prima colonia dell'impero giapponese tra il 1895 e il 1945.
dopo aver battuto la Cina della dinastia Qing, ormai più che decadente alla fine dell'Ottocento, il Giappone prende Taiwan e ci ha lasciato non solo un pezzo di cuore, ci ha lasciato una profonda impronta. Chiunque di voi sia stato a Taiwan, immagino non moltissimi, avrà notato il carattere, anche dal punto di vista dell'ambiente, dell'architettura, nipponico di questo territorio che si chiama Repubblica di Cina, ma che si chiama sempre più Taiwan perché il riferimento alla Repubblica di Cina è abbastanza fuori tempo. L'idea del governo taiwanese è quello di marcare l'identità specifica di Taiwan come qualcosa di proprio, che non è né cinese, né giapponese, né italiano, ma appunto è taiwanese. Come cerchiamo di spiegare in questo numero, nel mezzo secolo di dominio giapponese, i giapponesi hanno compiuto un esercizio di assimilazione che ha avuto i suoi aspetti feroci, specialmente nei confronti della parte indigena della popolazione, ma ha avuto anche i suoi aspetti positivi, nel senso di creare delle strutture educative, scolastiche, di primo livello, creando un interessante trasferimento culturale, perché alla fine dell'Ottocento, ricorderete, per la prima volta il Giappone si apre all'Occidente, all'America, all'Europa, in modo smodato. Ricordo di aver letto la cronaca di non so quale giornale italiano che racconta dell'arrivo di una delegazione giapponese in Italia per studiare i nostri mores, diciamo così, le nostre istituzioni, alla stazione di Firenze. Tutti si aspettano di vedere questi giapponesini vestiti come nelle rappresentazioni della nostra pittura europea del 7-800, invece sbarcano dei signori vestiti come degli inglesi con la tuba e tutto quanto, e sono i giapponesi che vengono a imparare, ma non per sottomettersi, per assimilare le conquiste tecnologiche, scientifiche e anche generalmente culturali, artistiche europee, però adattandole al loro modo di vedere il mondo, che sappiamo essere molto peculiare. La stessa operazione viene trasferita su Taiwan, perché appunto è la prima colonia, quindi noi abbiamo giocato questa partita con gli occidentali, abbiamo imparato molto da loro, però abbiamo trasferito questo sapere nella cultura, nella società giapponese. Adesso bisogna prendere questi cinesi che ci sono capitati tra i piedi. Apro e chiudo parentesi. Taiwan sarebbe potuto essere francese, perché i francesi combatterono alla fine dell'Ottocento una guerra contro i cinesi che li portò anche a sbarcare su Taiwan, e però dopo un po' capirono che non era così facile da tenere. E quando il governo giapponese all'inizio del Novecento si trovò a decidere su che cosa fare a Taiwan, convocò una seduta del Parlamento in cui si discuteva: vogliamo vendere per 100 milioni di yen Taiwan ai francesi, così ci liberiamo di questo peso? E insomma la cosa poi non andò lì, ma figuratevi che cosa sarebbe oggi tutto lo scenario se a Taiwan regnasse Macron. Insomma, sarebbe quantomeno interessante, e certamente i taiwanesi non si annoierebbero. Perché ho insistito su questo aspetto nipponico? Per gli aspetti anche antropologico-culturali che troverete in questo volume, ma soprattutto per il fatto che una guerra tra Stati Uniti e Cina diventa immediatamente una guerra asiatica e quindi immediatamente una guerra mondiale. Cioè non ci sono vie di mezzo, perché il Giappone, ho detto, le Filippine, ma un po' tutta l'area, le Coree, l'India, insomma, si allargherebbe mostruosamente. E qui mi avvio alla conclusione, anzi no, avevo detto degli arcipelaghi, no? Vedete in questa carta quegli arcipelaghi che appartengono a Taiwan, che sono a ridosso della costa della Repubblica Popolare Cinese. Se voi andate nell'isola di Quemoy, che è l'isola di Taiwan più vicina alla Cina, vedete la costa del Fujian, la costa cinese, i grattacieli cinesi, così come io vedo, non so, l'hotel Bristol, nel senso che sono a poche centinaia di metri, e c'è questo paradosso. Tutti parlano di invasione a Taiwan, ma l'invasione a Taiwan comincerebbe dall'arcipelago Matsu, da Quemoy, eccetera, cioè da queste isole che appartengono a Taiwan, ma che i cinesi possono prendere da un momento all'altro,
perché sono proprio dentro casa loro. Quindi si potrebbe creare una reazione a catena molto, molto facile. Questa è una carta che abbiamo costruito dopo un lavoro abbastanza approfondito di indagine su che cosa una parte degli apparati e del mondo culturale e politico americano pensa l'America debba fare per riconquistare il terreno perduto, o meglio, per riconquistare la credibilità perduta, o meglio ancora, per fare di nuovo paura al mondo. Perché il dato più importante di questi ultimi anni è che l'America non fa più paura, o quantomeno non quanto la facesse prima, altrimenti Putin non avrebbe attaccato l'Ucraina, tanto per dire una, in un contesto precedente no. In un contesto in cui la percezione dell'America è declino, crisi strutturale, eccetera, il problema che riguarda anche noi in quanto soci dell'impero americano è che il nostro capocordata non è più così credibile come lo era prima, anzi questa amministrazione ha messo più volte l'accento sul fatto che noi non possiamo occuparci di tutto, non possiamo mandare soldati in giro per il mondo, ragazzi cavatevela, anzi non solo cavatevela da soli, ma per cortesia aiutateci quando c'è bisogno. Tanto per dirne una, la nostra portaerei Cavour partirà nella seconda metà dell'anno prossimo per l'Indo-Pacifico con la sua squadra per testimoniare, se non succedono altre cose nel frattempo, la presenza italiana a fianco dell'America e quindi di Taiwan nel confronto con la Cina. La vittoria secondo l'America che cosa vuol dire? Allora, intanto che cosa vuol dire per l'America essere il numero uno? Vuol dire impedire che nel continente eurasiatico sorga una contropotenza capace di sfidarla, perché certamente non nascerà in Sud America, certamente non nascerà al Polo Sud e altrettanto probabilmente non nascerà in Africa. Quindi è il continente eurasiatico, lo stretto, il continente da tenere sotto osservazione attraverso il controllo degli stretti che regolano il traffico navale e commerciale intorno al nostro continente che va dal Portogallo fino a Vladivostok e che comprende i due grandi nemici, anzi i tre grandi nemici dell'America, la Cina, la Russia e l'Iran. Quindi l'idea è quella di creare una catena di contenimento attraverso per esempio i paesi che ho citato prima per quanto riguarda l'Indo-Pacifico, attraverso la NATO per quanto riguarda l'Europa, che consenta all'America di controllare quest'area e impedire per esempio una troppo stretta collaborazione tra tedeschi e russi. Uno dei risultati che l'America ha ottenuto nella guerra contro l'Ucraina è stato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, che appunto collegava direttamente il fornitore russo, il consumatore tedesco, quindi europeo, e creava quindi un rapporto vitale tra la Russia e la Germania, che peraltro nella storia e anche nell'attualità ha altre dimensioni. E l'altra grande cosa da evitare è che a questa strana coppia si aggiunga magari la coppia sino-russa. E qui l'America non solo non ha ottenuto risultati, ma anzi ha fatto dei passi indietro, perché ricorderete quando nel 2014 salta il governo filorusso e ci si mette un governo filoamericano, e Putin decide, a questo punto, per quanto lui, come quasi tutti i russi, anzi tutti i russi, detesti i cinesi, va a Pechino con il cappello in mano da Xi Jinping e dice: vediamo un po' di metterci d'accordo, io vi do un po' di tecnologia militare, voi mi date un po' di petrolio. E siccome la Cina, che se ne dica, ha bisogno della Russia, perché altrimenti, pensate solamente alla geografia, resta un paese circondato da o nemici o comunque non amici, in questa fase, ferma restando la detestazione reciproca, ma non c'è nulla di più forte di un'alleanza fra paesi che non si amano, anzi, direi che è quasi la norma delle alleanze, oggi Cina e Russia sono legati strettamente per valere ciascuno di essi e in coppia nei confronti dell'America più di quanto valgano singolarmente. E quindi le idee che ci venivano proposte da questi interlocutori americani, uno mi fa, ma noi forse, a parte ovviamente un blocco navale a Taiwan, allora un blocco navale a Taiwan che cosa significa? Significa riprodurre lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale in Asia,
quando il Giappone percepì che il blocco anglo-americano che si stava installando in Asia minacciava i rifornimenti del Giappone, che sapete ha pochissime materie prime ed è ovviamente molto legato al commercio. Quindi il blocco navale del Giappone è stato poi la scusa o il motivo, scegliete voi, dell'attacco a Pearl Harbor per rompere l'assedio. Pensate che cosa può succedere in caso di blocco navale di Taiwan, di cui qualcuno parla. Ma poi una persona ancora più avventurosa mi fa, ma sai, forse è più che... Sì, va bene, facciamo il blocco navale a Taiwan, così andiamo a fare la guerra all'America. Ma forse ci converrebbe fare la guerra a tutti e due, così li facciamo fuori tutti e due insieme. E allora potremmo fare anche un blocco navale a Kaliningrad, che è quel pezzo di Russia che in questa carta è quasi invisibile, ma insomma sta lì a nord sul Baltico, staccato dal resto della Federazione Russa, dove c'è la più importante base navale, aeronavale, missilistica della Russia, circondato da paesi della NATO nettamente ostili, Polonia, Lituania e poi ormai a nord anche Svezia e Finlandia, e quindi andiamo a provocare i russi là e facciamo finalmente, dimostriamo a noi stessi e al mondo che l'America è sempre l'America. Qualcosa che temo stiano pensando gli israeliani, cioè di dover dimostrare a se stessi e al mondo di essere quelli di sempre, non essendolo, così come gli americani non sono quelli di sempre, e quindi forse prendendo dei rischi che non sono in grado di sostenere. Però io non devo esprimere tantomeno consigli, certamente non giudizi, semplicemente riportarvi un modo di ragionare, cartografandolo, dell'America che nella grande sfida con la Cina e con la Russia pensa di mettere in gioco tutto quanto ancora in cantiere per dimostrare a se stessa e al mondo di essere ancora il capo. E qui avremo poi evidentemente delle ricadute e delle conseguenze di cui parleremo al nostro incontro di novembre, che sarà fondato sull'Italia, nel senso, benissimo, tutte queste cose ne parleremo, ma soprattutto una volta spiegato come sta andando, ho cercato di spiegare, che cosa ne consegue per noi? La mia impressione è che questo paese viva ancora in una condizione estremamente privilegiata e che non abbia molto idea di quello che sta accadendo intorno a noi e che quindi quando qualcosa dovesse, Dio non voglia, accadere più profondamente dentro di noi, non ci capirà molto e sarà più a disposizione degli altri che capace di partecipare a una soluzione dei problemi. Però appunto il nostro intento nell'incontro di novembre sarà quello di analizzare ma anche proporre nel contesto globale ma anche nelle aree più specifiche che ci interessano che cosa possiamo / dobbiamo fare noi, ascoltando le voci nostre ma anche le voci dei protagonisti e degli esperti che sono in qualche modo coinvolti in questa partita. Vi ringrazio, non so se sono previsti dei microfoni.